Ragazzi, allora, finalmente diranno alcuni di voi, oggi un video dedicato esclusivamente al make up. Sono passata da Aldi, che è questo negozio che è sbucato Trieste da qualche tempo, e mi incuriosiva la sezione trucco, perché hanno appunto tutta una sezione dedicata al beauty, che non è nemmeno così piccolina in realtà, ed ho preso praticamente un full face di prodotti. Sono tutti, devo dire, ad un prezzo piuttosto contenuto, quindi sicuramente può essere interessante sapere se, insomma, come l'ha resa o comunque se vi piacciono oppure no, se funzionano oppure no. Ho visto che ci sono due brand di make-up in realtà all'Aldi, o Aldi, non so come si pronuncia, ditemelo voi. E uno è Maybelline New York ha uno stand, ma questo brand non ho preso nulla di questo brand, perché è comunque un brand che si conosce secondo me, però ho visto che hanno in realtà una sezione tutta dedicata, anche più grande di quella Maybelline, dedicata a questo brand Ombia Cosmetics, e io da qualche parte questo marchio già l'ho visto, solo che non mi ricordo in quale occasione. Voi che avete una memoria migliore sicuramente rispetto a me, ditemelo nei commenti, perché mi sa che li ho usati in un video, ma non mi ricordo in quell'occasione, li ho riconosciuti e mi sono detta: ok, proviamo un full face di questi prodotti e vediamo com'è, come mi trovo. Ho preso il fondotinta, i Stay Matte Makeup Foundation, ho preso il numero 1 e il numero 2, nel dubbio. Poi c'è, allora, ho preso blush, eccolo qua, purtroppo non c'era una terra, ma ho preso due ciprie e sono tipo effetto marmo, quindi quella più chiara, che è la numero 1, la userò come cipria, mentre la numero 3, che è quella più scura, la userò usando solo le parti più scure della terra, la userò per il contouring, quindi vediamo un po' che cosa combiniamo. E poi ci sono, allora, ombretti, ho preso questi, questo duo è marroncino e rosato, poi c'è questo azzurrino e un nude, e poi c'era questo che ho lasciato però nella confezione perché non sono sicura se usare oppure no, e questo duo per lo smoky con un grigio ed un nero glitterato. E poi che cos'altro ho preso? Ah sì, ho preso allora il mascara, che nella confezione stava tipo così, aperto, stranissimo, così, ok, quindi lo scovolino era bianco, perfettamente pulito, bianco, non so, non me lo ricordo, comunque era perfettamente pulito, però era completamente sigillato, quindi assolutamente, sicuramente igienico e pulito. E poi l'ho inserito io, particolare, non lo so, non avevo mai trovato mascara così, e il Curltastic. E poi c'è, sì, ci sono i prodotti labbra, ho preso questo rossetto nude, che ha tipo delle strane goccioline, non so se riuscite a vederle, ma ci sono queste piccole goccioline sullo stick, non so come mai, forse dovuto al caldo, l'umidità, boh, non lo so. E poi ho preso questo lip gloss, che non so quanto sia pigmentato, ma il colore è molto molto carino, ce n'erano un sacco di glitterati con perlescenze, ma voi lo sapete che io sono una matte girl, e non so se questo sia matte, ma almeno non ha glitterini e brillantini e cose del genere. Sono curiosa di vedere la coprenza, perché no, non è tanto coprente, devo dire, è proprio un gloss. Speravo fosse più un rossetto liquido, ma insomma, si chiama lip gloss ed è un gloss, quindi penso che useremo sia il rossetto che poi il gloss. E poi ho preso le salviettine detergenti sensitive, cioè sia la versione normale che quella sensitive. Ho preso la versione sensitive, nonostante io le usi soltanto per pulire il trucco dalle mani, in realtà sul viso non uso mai le salviettine struccanti, sempre acqua micellari, che sono un pochino più delicate sulla pelle. E direi di iniziare. Per esempio, non ho trovato correttore, illuminante, matita sopracciglia, ma questi tre li sostituisco con dei prodotti miei, insomma. Per il resto ci siamo, c'è tutto, iniziamo con questo nostro full face di Aldi. Iniziamo dal fondotinta, allora vediamo un attimino, secondo me il colore dovrebbe essere questo, che è lo 02, per qualche strana ragione mi sembra un pochino più chiaro, un pochino più rosato comunque, lo 02, vediamo. Cioè, ma vi sembra? Non può essere 01 e 02, sono scurissimi, cioè lo 01, che è il colore più chiaro che hanno, è praticamente marrone. A questo punto non so veramente che cosa fare, perché cioè uno è praticamente marrone e l'altro è rosso, quindi non so di che male morire, nel senso posso provare
ad usare lo 02 a questo punto. Mi sembra più fattibile lo 02, ma non lo so. Non lo so, sono in crisi più totale, non mi aspettavo. Ormai sono anni che non vedo brand che fanno fondotinta così scuri. Cioè, ormai c'è sempre in qualsiasi brand la tonalità chiara, ok? In tutti i brand, tranne che in questo, Ombia Cosmetics. Non iniziamo male, Ombia Cosmetics. Di questo non sono contenta, manca il colore mozzarelline. Ne approfitterò per testare questo prodotto che è di Catrice ed è il... sono delle gocce schiarenti che teoricamente dovrebbero schiarire qualsiasi fondotinta. Proviamoci e auguriamoci che sia vero. Apprezzate tra l'altro la mia Beauty Blender che sembra più un pezzo di mentale con tutti questi buchi. Beh, è praticamente un fondotinta in sé estremamente chiaro, quindi... mescoliamo il composto e speriamo che sia quantomeno simile alla mia carnagione. A vedersi mi sembra troppo scuro, vediamo. È decisamente arancione. Devo assolutamente aggiungere ancora schiarente. Penso che sia molto difficile, cioè, arrivare allo stesso colore in tutte le parti del viso in questo modo, ma ci proviamo, ragazzi. Tra l'altro quella specie di orzaiolo che... di cui vi parlavo in uno degli ultimi vlog, ancora non se n'è andato e sono passate tipo 2 settimane e anche qui, schiarisco un po' le labbra, anche qui non so che cosa devo fare perché alcune di voi mi hanno detto di essersi operate e io mi auguro davvero che non si tratti della stessa cosa che ho io, perché spero vivamente che passi da sola, più o meno ci siamo. E dire che sono abbronzata, figuratevi se non lo fossi. Cioè praticamente dovrei mettere una goccia del fondotinta e... 40 gocce, di là intanto i gatti si stanno scannando, e 40 gocce di schiarente. Ok ragazzi, questo è il meglio che sono riuscita a fare, questo fondotinta è scurissimo, scurissimo. Io invito tutti i brand a questo mondo, per favore, pensate anche alle mozzarelline, non solo a chi ha una carnagione mediterranea, esistiamo anche noi che quando siamo abbronzate siamo così, cioè come il mio collo in questo momento. Allora, adesso cipria, ce n'era una qua da qualche parte. Questa è la numero 3, questa è la numero 1, che voglio appunto usare per fissare il trucco. Devo dire che se prelevo tutti i colori assieme mi sembra abbastanza chiara. In realtà per la cipria hanno pensato alle mozzarelline, invece per il fondotinta no. Spiegatemela questa cosa, spiegatemela. Mi sembra molto opacizzante questa cipria e ne basta poca, quindi... questo è positivo. Ora, allora, avevo preso l'altra cipria per usarla come terra. Salute. Max è starnutito, non so se l'avete sentito. La 03. Cercherò di usare soltanto la parte più scura per fare il contouring. Con il pennellino puccio tipo solo qua. Più o meno. E... beh, sì. Un pochino più scura è... forse risulta fin troppo rossa, troppo calda, ma magari sfumiamola bene, vediamo. Non credo che fino ad ora si stiano comportando poi malaccio i prodotti, l'unico problema sono le colorazioni per me. A questo punto forse sono veramente prodotti pensati per chi ha la pelle più scura. Forse se hanno solo 3 colorazioni dovrebbero almeno fare la più chiara che sia chiara. Ok, si vede il mio disappunto quando un brand non ha le tonalità chiare che dovrebbe avere, perché poi ci sono ragazze che sono ancora più chiare di me, quindi inevitabilmente non è una scelta buona perché poi ti escludi un sacco di consumatrici, cioè tutte quelle che hanno la pelle chiara sostanzialmente. Beh, direi che comunque ci siamo, non mi dispiace. Ne abbiamo bisogno specialmente sul collo perché credo che ci sia uno stacco non indifferente. Credo che sia un pochino più decente la situation. Adesso possiamo passare al blush, che è questo e si chiama Compact Rouge. Il colore è il 76 Sunset. Fa sempre... ok, c'è anche un pennellino che non useremo come al solito, perché se c'è una cosa certa dei video di YouTube in tutte le lingue, nessuno, e ripeto, nessuno usa mai, e ripeto mai, i pennellini delle confezioni.
credo che se qualcuno lo faccia arrivino offese a raffica. Non è super super scrivente questo blush, ma scrive quanto basta, il che non mi dispiace perché non mi piace tantissimo avere le guance da clown. A questo punto possiamo passare direi agli ombretti. Come base metto il correttore che ho usato poco fa, perché non ho trovato un primer di questo brand, né occhi né viso purtroppo. Prenderò questo duo che è nude e blu, useremo il nude su tutta la mobile. Tra l'altro ragazzi, oggi è Ferragosto e voi pensavate che io fossi al mare, voi pensavate che io stessi in vacanza, voi pensavate invece a Ferragosto praticamente no pain no gain e io sono all'Aldi che compro trucchi per fare i video e adesso sono qua che sto facendo questo trucco, ok? Ma in realtà non sono mai stata abituata a festeggiarlo tantissimo Ferragosto, non so come mai, ma non mi piace, cioè tutte le spiagge sono strapiene, qui a Trieste già sono strapiene normalmente, in Croazia è tutto strapieno e non lo so, non è proprio la mia giornata preferita. E tra l'altro 5 anni in Olanda, 5 anni non l'ho festeggiato perché lì è un giorno lavorativo normale, quindi per me Ferragosto praticamente non esiste. Tra l'altro oggi ho avuto call di lavoro, email, cioè come se non fosse Ferragosto, quindi mi sono detta ok, filmiamo, perché no? Perché prima volevo saltare un video, invece poi mi sono detta no, assolutamente, sono già mancata 3 settimane, non voglio saltare neanche un video a Ferragosto e quindi ho deciso di filmare questo e finalmente un video di make up e spero siate contenti perché a me è mancato filmare video con il make up. Quando faccio qualche challenge, qualche vlog e poi non carico niente con appunto con il trucco, mi manca. Allora io direi poi di passare all'altro duo e prenderò questo marroncino che non so quanto sia scrivente. Questo non era male alla fine, in realtà è stranissimo perché è da un sacco di tempo che non uso ombretti, tipo tutta l'estate, è praticamente tutta l'estate che io faccio trucchi soltanto con mascara illuminante, che è quello che, cioè, una cosa che non ho mai fatto e lo sapete, proprio non è da me, con mascara illuminante e base e sopracciglia, ma per l'estate vi devo dire che è un trucco top perché ci metti poco, non ti senti troppo pesante, non lo so, è un trucco che mi piace. Sulla rima inferiore proviamo a stendere questo blu e vediamo un po' com'è. Anche qui è un sacco che non uso ombretti colorati. Wow, beh, questo ha una scrivenza niente male, devo dire, cioè niente niente male. Il trucco noto che si sta un po' già sciogliendo, ma ci sono andata io un po' troppo pesante perché ho messo troppo fondotinta, non pensavo di dover mettere tanto schiarente, quindi ho creato un po' un casino. Se ci fosse andata giù un pochino più leggera, secondo me non sarebbe poi così male. Comunque tutto sommato il fondotinta e la base, cioè pensavo molto peggio, devo essere sincera, non sono male. Appunto, ho visto fondotinta costosi con una performance peggiore di questa, decisamente. Prendo l'altro duo che non ero sicura di usare oppure no, ma prenderò il colore un pochino più scuro e lo stendo solo sull'esterno dell'occhio, che il marroncino era veramente parecchio chiaro, quindi almeno scurisco un po' qua. Quanto mi è mancato truccarmi davanti alla videocamera, non so nemmeno come spiegarvela sta cosa, è bellissimo. Ci potete credere che il 26 di agosto sono 10 anni che carico video su YouTube? Io non ci posso credere, per me è assurda sta cosa, vi giuro, è assurdo. Cioè ho iniziato nel 2009, siamo nel 2019 e infatti ci tengo a ringraziare di cuore, ma lo farò con una serie di video speciali. Ci tengo veramente a ringraziare di cuore chi mi segue dall'inizio, che so che siete in tanti, o chi mi segue, anche se mi seguite da un giorno solo, voglio ringraziarvi in realtà, perché siete, cioè fate parte della mia family ugualmente, ma vi ringrazio anche se, soprattutto se mi seguite da anni, perché per me è... oggi non so cos'è la videocamera, ok? Ma per me è un onore, davvero, davvero, e non... siete tanto tanto importanti per me, non sapete neanche quanto, non lo immaginate, ma mi sto emozionando, quindi grazie. Allora, poi sfumiamo, non so con che pennello, perché praticamente non ne ho uno che sia decentemente pulito per poterlo usare, ma forse questo. Sfumiamo un po', allora prima sopra,
E non si sfumano neanche poi così male questi prodotti, vi dirò la verità. Matita non ce n'era nemmeno una, quindi userò una che avevo, questa della Deborah. Altra novità che vi devo comunicare, e ho preso appuntamento per il tattoo, perché come sapete per i miei 10 anni su YouTube, quindi prestissimo, farò un tattoo che mi avete consigliato voi, perché vi ho chiesto qualche tempo fa di mandarmi delle entry per dei tattoo e ho scelto, mi avete mandato un sacco di idee fantastiche e super super carine, attinenti al canale, che mi rispecchiano, quindi è stata ardua la scelta, ma ho preso appuntamento alla mia tattoo artist, rientra dalle ferie il 10 settembre, quindi il 10 settembre vado a fare il nuovo tattoo e poi ovviamente filmerò, perché non sono mai a fuoco in questo video, che cosa sta succedendo? E poi ovviamente vi filmerò il video e vi farò vedere quale tattoo ho scelto, che è l'idea che avete avuto in tanti, seppure ovviamente non la stessa, ma simile. Quindi conoscete molto bene anche i miei gusti, le mie idee. Poi, allora, direi che possiamo passare al mascara, che è il Curltastic. Ed ho preso, ce n'erano tre diversi, uno era per il volume, mi sa, l'altro non mi ricordo, uno aveva proprio lo scovolino super paffutello. Io ho preso questo, che è tipo incurvante, che di solito sono quelli con cui mi trovo meglio, perché riesco ad acchiappare tutte le ciglia. È sicuramente super nero, anche se mi sembra un pochino non secco. Ciao amore. Ciao. Ciao. Forse appiccica un pochino troppo le ciglia, almeno così mi sembra. Non so, non è poi malaccio, però sa che un pochino dovrei prelevare più prodotto, visto che era completamente nuovo quando l'ho inserito lo scovolino, forse devo prelevarne ancora un po' di più. Beh, mascara o non mascara c'è comunque una bella differenza, quindi male non è male secondo me il risultato fino adesso. Da considerare veramente il prezzo che ho speso, ma tutto sommato mi piace, non so che cosa ne dite voi, vorrei poter leggere i vostri commenti in diretta. Allora poi, vabbè, facciamo le sopracciglia nel frattempo, perché altrimenti le mie sono invisibili. Comunque voglio ringraziarvi perché il mio kit per sopracciglia con Benefit è andato sold out completamente online, cioè online non è più disponibile. E tutte le scorte sono finite e anche in tantissimi negozi è già sold out, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Se riuscite ancora a trovarlo potete controllare sul sito Sephora se è in quali negozi è ancora disponibile, ma sono super 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 felice davvero. E poi direi che a questo punto possiamo passare alle labbra, e questo è il rossetto che vi facevo vedere prima. Noto che oltre alle bollicine forse c'è anche qualche micro glitter, non lo so, non sono sicura, vediamo. Il colore comunque non mi dispiace, forse un po' troppo rosato per i miei gusti, di solito vado più sul nude. Ha un buonissimo profumo, questo mi piace molto, e però vi dicevo non c'era tantissima scelta di colorazioni. Ok, lo vedo molto primaverile, molto estivo questo trucco, spero di... Ok, non lo so, sui denti. E poi passiamo al gloss, e questo è, come si chiama? Ah, ok, lip gloss, semplicemente lip gloss colore 109 Pretty Rosé. E peccato che non sia più scrivente questo gloss. Molto carino però il risultato. Questo è quanto per il trucco di oggi, che cosa ne dite? Io vi devo dire, sono piacevolmente sorpresa. Le colorazioni, anche quelle, insomma le colorazioni che ho scelto, ma comunque la coprenza, eccetera, eccetera, non mi dispiace affatto, non so ovviamente la durata, ma niente male, niente male. Forse potrei iniziare di nuovo ad indossare, ad usare ombretti, matita, eccetera, perché ultimamente sono molto più leggera, magari dopo l'estate. Voi mi preferite con gli ombretti, con un trucco un pochino più scuro, oppure con un trucco super super nudo? Fatemi sapere. E niente, mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Se volete altri video di make up scrivetemi, se vi è piaciuto likeate. So che non vi piace tantissimo quando vi chiedo di mettere like o di iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e che in tantissimi mi dite Nicole grazie per ricordarmi ogni volta perché altrimenti mi dimentico, quindi insomma spero non dia troppo fastidio. Comunque no, vi voglio tantissimo bene e noi ci vediamo. Questo video lo vedrete venerdì, domani, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buon weekend!